cavalieri e dame, bentornati su Medioevo fa storia. Oggi vi vogliamo proporre una puntata in stile diverso. Infatti, sono collegato via Discord con un ragazzo che ci ha scoperti di recente e ci ha subito proposto di fare una chiacchierata insieme. Ovviamente, appena ne ho avuto l'occasione, ci siamo messi d'accordo sul tema che, come avrete visto, parlerà di un regnante molto famoso. Tanto lo so che non sapete chi è, ma se vi dico che è il padre dello Stupor Mundi? Bene, ora che ho la vostra attenzione, direi che possiamo iniziare. Come sempre, io sono Giovanni e in compagnia di Michele siamo nell'episodio 6, una chiacchierata su Ruggero II di Sicilia. Oggi andremo a parlare di una figura che definirei pilastro del Medioevo, soprattutto per quanto riguarda l'area meridionale della penisola italiana. Si parlerà di Ruggero il Normanno, meglio conosciuto, come già detto in precedenza, come Ruggero II di Sicilia, ma anche Duca di Puglia, Gran Conte di Sicilia, dove poi l'appellativo cambierà in re, e re d'Africa, ma fosse stato per lui anche del mondo intero. Ruggero è nato in Calabria, più precisamente a Mileto, un piccolo paesino, ma è cresciuto nell'ambiente cosmopolita di Palermo. Si dimostrò fin dalla tenera età un giovane rude e autoritario, anche nei confronti del fratello più grande Simone, che, poverino, purtroppo, morirà giovane. All'età di 10 anni, quindi unico erede, diventa Gran Conte di Sicilia. Ruggero si dimostrò un uomo pieno di talento, pieno di cultura. Era poliglotta, infatti conosceva benissimo il greco, l'arabo e il latino, e manifestò anche uno spiccato talento per l'amministrazione territoriale. Nel 1112, difatti, prese le redini del governo e applicò un'ottima campagna di amministrazione interna. Al contempo, pensò ad una politica di espansione nel mezzogiorno della penisola, con lo scopo, ovviamente, di unificare i domini normanni d'Italia. Ruggero è conosciuto anche per essere fortunato all'inverosimile. Infatti, non solo con la morte del fratello maggiore si assicurò i regni dei genitori, e questa è una cosa anche abbastanza macabra, ma una decina d'anni dopo l'inizio del suo governo, più precisamente nel 1126, senza neanche aver bisogno di versare una goccia di sangue, senza neanche aver bisogno di sguainare una spada, successe anche al cugino Guglielmo, Duca di Puglia, poiché morto senza eredi. Ruggero sbarca quindi dalla Sicilia per arrivare a prendere possesso dei suoi nuovi domini e si impadronì molto facilmente di Salerno, Amalfi e altre città. Sì, diciamo che aveva fatto sul suo bel gruzzoletto di regni. Sì, infatti, Ruggero si trovava in questo momento ad essere Gran Conte di Sicilia e Duca di Puglia, andando a formare un'enorme potenza per l'epoca. Ovviamente questa grande potenza fu duramente osteggiata dall'allora pontefice Onorio II, che con l'unica arma a disposizione lo scomunicò. Semplicemente aveva paura di diventare vassallo di un regno così forte e potente, e quindi, in parole povere, se la faceva addosso. La scomunica però non sorbì effetto. Il re, addirittura come fosse magnanimo, provò a tendergli una mano e gli fece dei doni, ma evidentemente non bastarono. E quindi, come normale nel Medioevo, si tentò la via delle armi, dove però il Papa conobbe la sconfitta. Ruggero stava ovviamente cavalcando la cresta dell'onda,
E un paio di anni dopo, il principe normanno assumeva così la veste di signore dell'Italia meridionale. Infatti, tra il 1128 e il 1129, egli riuscì ad affermare il suo potere anche su città come Napoli, Bari, Capua e molte altre località, continuando così la sua opera unificatrice. Data la potenza dei suoi territori enormi, Ruggero vide la necessità di costruire uno stato in un'unità unica che desse al sovrano una maggiore autorità e quindi, sempre nel 1129, fece convocare a Salerno un parlamento al quale non solo parteciparono gli ecclesiastici e i baroni, ma anche i cittadini più importanti, dove propose di tramutare questo stato in un vero e proprio regno, vista la potenza e la grande ricchezza. Ruggero, in seguito alla morte di Papa Onorio II, seppe inoltre trarre vantaggio dalle discordie nate in seguito allo scisma. Erano infatti stati eletti in questo anno due papi, Innocenzo II e l'antipapa Anacleto II. Ruggero appoggiò l'antipapa Anacleto e riuscì quindi a dare una sorta di giustificazione divina al regno di Sicilia. Beh, certo sì, perché al tempo bisognava che ci fosse un appoggio della Chiesa per farsi rispettare, no? Sì, sì, senza ombra di dubbio, insomma. Questo periodo parve che tutte le ricchezze e le magnificenze del mondo si fossero riunite a Palermo. Pensa che ancora oggi Palermo ha 8 luoghi riconosciuti patrimonio dell'UNESCO ed è una cosa rara, diciamo che non sono pochi, ecco. La creazione del regno fu inoltre seguita da un decennio di guerre, nel quale Ruggero ebbe contro di lui praticamente tutti, una coalizione. Ebbe il Papa Innocenzo II, l'imperatore Lotario II, il Basileus Giovanni II Comneno, e le Repubblica Marinare di Genova, Pisa, Venezia, insomma, più che chi più ne ha più ne metta. Addirittura anche nel suo regno, città e baroni ribelli. Era una sorta di Thanos contro tutti gli Avengers. Ovviamente riuscì a fare il mazzo anche a questa coalizione di Papa Innocenzo II, con cui poi però si riappacificherà. E continuò il suo dominio con l'espansione oltremare. Dalla Sicilia arrivò alla costa tunisina e dalla Puglia arrivò alla Grecia. Una curiosità interessante della sua vita fu che durante un viaggio di ritorno in Sicilia via mare, il re si imbatté in una violentissima tempesta. Per 2 giorni temettero di naufragare, poi, in vista della rocca di Cefalù, le acque, come una magia, come per incanto, si calmarono. Ruggero interpretò questo come un segno della benevolenza divina ed è per questo che fece innalzare su quella rocca quello che ancora oggi viene considerata una delle più belle cattedrali del mondo. Ovviamente sto parlando del Duomo di Cefalù. Il grande re morì nel 1154, dopo ben 24 anni di regno e dopo aver sottomesso buona parte delle terre che si affacciavano nel Mediterraneo. Un'altra curiosità fu che 2 mesi dopo la sua morte nacque sua figlia Costanza, che alcuni anni più tardi avrebbe partorito in una pubblica piazza quello che è stato definito lo Stupor Mundi, uno delle personalità più forti del Medioevo, che è Federico II di Svevia. Il mitico Stupor Mundi. Sì, sì, ne parleremo in un'altra puntata. Continuo a ripeterlo nei podcast, ma il fatto è che c'è così tanta roba da raccontare che non sappiamo mai cosa scegliere. Cavalier Michele, grazie mille per averci spiegato la storia di questo fantastico personaggio. Penso che piacerà a tutti. Siamo giunti alla fine di questo episodio di Medioevo fa storia e speriamo che questo format vi piaccia, perché chissà, magari in futuro si potranno fare degli altri episodi del genere. Fatecelo sapere.
sentitevi liberi di seguirci sulle nostre pagine Instagram e Facebook, dove vi terremo sempre aggiornati sulle news relative al nostro progetto. Se ci tenete al podcast e volete aiutarci ad acquistare nuove attrezzature, sosteneteci invece su Patreon, link ovviamente in descrizione. Oltre a questo, se vi va, lasciate un commento dove ci suggerite il prossimo spunto per il nostro podcast. Vi ringraziamo per averci seguiti da Giovanni e Michele Ossequi.